Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si nidificano le funzioni all'interno di una formula. In particolare noi nidificheremo la funzione se all'interno della funzione somma all'interno di una formula matriciale. L'esempio è molto semplice. Noi abbiamo questo foglio di calcolo che riguarda un autosalone. Questo autosalone vende macchine usate. Vedete, ci sono una serie di venditori e una serie di macchine. Alla fine della giornata il proprietario vuole sapere, ad esempio, quanto io ho fatturato vendendo soltanto la Panda. Questo è il suo dubbio. Se fattura più vendendo le Panda, le Y, le Stilo e la Marea. Allora, verrebbe da fare diciamo una scelta scorretta che in questi tipi di fogli di calcolo come LibreOffice Calc non si può fare, cioè utilizzare il filtro. Se io seleziono una cella all'interno del mio database e poi utilizzo il bicchierino che sarebbe il filtro e gli dico ad esempio guarda, filtrami la colonna B, quella dove ci sono le macchine usate, secondo la condizione Panda. Noi vediamo che ad occhio potremmo farla la somma, ma se utilizziamo ad esempio proprio la funzione somma e facciamo uguale somma aperta parentesi e selezioniamo le tre celle e facciamo, chiudiamo la parentesi in più, vedete che il conto non torna. Evidentemente 8.500 per 3 non fa 45.000 euro. A tutti gli effetti, se io le seleziono e vado in fondo a destra, vedo che la somma, il mio fatturato per la vendita delle Panda è 25.500. Perché praticamente non si può applicare la somma, una funzione all'interno di una serie di celle filtrate, perché come vedete lui fa un intervallo di celle C1, C6 che non corrisponde a quello che noi vediamo a schermo, ma corrisponde in realtà all'intervallo che è presente effettivamente nella lista di celle. Se noi andiamo infatti nel menu dati, altri filtri e azzeriamo il filtro, vedete che qui la somma rimane assolutamente identica perché lui fa da C1 a C6, cioè lui fa da qui a qua. Perché fa il calcolatore fa questo tipo di somma? Perché C1 è la prima cella in cui incontra il valore panda e praticamente C6 è l'ultima volta in cui incontra il valore panda ed ecco che viene fuori 45.000. Allora, se noi abbiamo questo tipo di problema e vogliamo sapere quanto abbiamo fatturato con panda, stilo, eccetera, non si può fare in questa maniera. Bisogna usare una formula nidificata e in particolare all'interno di una formula matriciale. Allora facciamo così, facciamo un piccolo motorino in cui il proprietario può scrivere qui il modello di marca e poi vedere qui quanto ha fatturato quel giorno. Come si fa? Uguale somma. A questo punto io nidifico aprendo la parentesi tonda la funzione se, poi faccio che cosa? Se in questa serie di celle, quelle delle macchine, c'è scritto panda, ricordiamoci che in questo caso qua bisogna fare il riferimento di celle assolute, quindi vedete B1, B8, nella tastiera del computer noi premiamo F4, un attimo che ci prendo, F4, ed ecco che si aggiungono i segni dollaro prima del riferimento di colonne di righe, quindi abbiamo bloccato. Quindi se in questa serie, cioè nella serie di celle dove c'è il nome della macchina, è uguale a questa macchina qua che il proprietario scriverà a mano, allora, punto e virgola, tu mi fai la somma, no, usciamo dalla nidificazione di questa serie di celle, cioè laddove corrisponde a panda. Anche in questo caso bisogna fare il riferimento di celle assolute, quindi bisogna fare F4 e bloccare il riferimento di celle. A questo punto ricordatevi sempre, nelle nidificazioni, vedete, abbiamo aperto più parentesi tonde, quindi bisogna chiuderne tante quante ne abbiamo aperte. Una, due, bisogna chiudere due parentesi tonde, quindi CTRL 9, maiuscolo 9, maiuscolo 9. E poi, siccome questa è una formula matriciale, non bisogna chiuderla con invio, ma cliccando sulla tastiera proprio del computer, CTRL maiuscolo invio contemporaneamente. Ed ecco che viene fuori una formula matriciale, come vedete, che era chiusa tra parentesi graffe. Vedete che adesso funziona perché a tutti gli effetti, se io seleziono il valore della vendita delle panda solo laddove c'è scritto panda con CTRL, vedete che in fondo viene. Aspettate che qui mi sono sbagliato, è questa qua. Ecco, vedete che viene 25.500. Allora, se che il venditore qui scrive per esempio stilo, ecco che viene 9.000 euro, perché ne ha vendute due da 4.500 euro. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo risolto questo piccolo problema non utilizzando il filtro, perché abbiamo visto che se si applicano delle funzioni su un qualcosa che viene filtrato a schermo, in realtà la funzione non si rende conto e non calcola quello che vedi, ma quello che c'è in realtà. Noi abbiamo nidificato la funzione se qui c'è scritto panda, cioè quello che c'è scritto qui, allora mi sommi quello che c'è scritto qui. Rivediamola un pochino, la funzione è molto semplice, uguale somma, aperta parentesi se, aperta parentesi, la prima serie di celle bloccata.
il riferimento di celle assolute con F4, punto e virgola, la seconda serie di celle bloccata con riferimento assoluto. Ovviamente nella prima espressione c'è uguale a questo piccolo motore di ricerca. Ogni qualvolta, per esempio qui, il venditore scrive qualcosa, vedete, viene il riferimento. Se io qui, per esempio, ci metto una macchina che ancora non ho venduto, che è la 500, vedete, viene fuori 0. D'accordo? Quindi è molto importante stare attenti e rendersi conto se nei fogli di calcolo che state utilizzando è stato applicato un filtro, perché se applicate delle formule, delle funzioni a una serie di celle che è stata filtrata, in realtà il risultato può non essere corretto. Bene, grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.